Giuri di difendere i principi del nostro ordine? E tutto ciò per cui lottiamo? Lo giuro. E mai divulgare i segreti e la vera natura della nostra opera? Lo giuro. E di farlo da ora fino alla morte, a ogni costo? Lo giuro. Allora ti accogliamo fra di noi. Ora sei un templare, foriero di un mondo nuovo. Che il padre della comprensione ci guidi. Che il padre della comprensione ci guidi. Hai capito ora? Ora capisco perché ti interessa tanto Shay Cormac. Shay aveva scoperto tutta la verità e di conseguenza ha fatto la sua scelta. E potresti trovarti di fronte allo stesso dilemma. Non pensavo saresti arrivato fin qui. Invece sei sulla via giusta. Non abbiamo ancora accesso ai server di sotto, ma ce n'è un altro proprio in cima al palazzo, vicino all'ufficio di Melanie. Devi andare lì. Questo ufficio era quello di un certo Olivier Garnot. Era il mio predecessore come direttore creativo dell'Abstergo Entertainment. Otzoberg rappresenta la nostra società madre, l'Abstergo Industries. Lui ti mostrerà la vera storia del mondo, come ha fatto con me. Olivier era carino, intelligente e amava il suo lavoro. Ma un anno fa ha intuito qual era la verità. Nessuno l'ha più visto. Di solito non permettiamo alla gente di progredire alla svelta, ma tu hai lavorato duro dimostrando di meritarlo. Ora hai un accesso di sicurezza di livello 2.
I server su questo piano sbloccano altri ricordi di Shay. François Macandal salvò Baptiste dalla schiavitù e lo iniziò alla confraternita. Macandal era un mentore feroce e nel disperato tentativo di liberare gli schiavi infranse il suo stesso credo, uccidendo indiscriminatamente. Sebbene non concordi con loro, alcuni assassini hanno un onore. Macandal non l'aveva. Grazie alla geniale pianificazione di Madeleine de Lille, i Templari giustiziarono pubblicamente Macandal nel 1758. La sua patetica giustificazione per la confraternita non stava in piedi. Quando il suo compagno e amico d'infanzia Agathe fuggì in Louisiana, Baptiste capì che la sua vecchia vita nella confraternita era inutile. Madeleine vide il potenziale di Baptiste e diede ordine ai Templari di New Orleans di fare un patto con lui. Se fosse riuscito a far uscire allo scoperto Agathe e ad eliminarlo, avrebbe potuto unirsi all'Ordine dei Templari. Anche se Baptiste fu ucciso dall'assassina Aveline de Grandpré, il suo percorso mostra la chiara superiorità degli ideali templari rispetto al terrorismo degli assassini. L'Animus è pronto, ti sta aspettando. Sono pronti per essere riprodotti. Ci siamo quasi. Sappi che il tuo aiuto è per una giusta causa, anche se non sai ancora di che si tratta. Lei risusciterebbe per rimettere... Merda, ma cosa succede? Un altro glitch? Lo stesso di prima, Shay è tornato a Notre Dame. Prova a completare il ricordo stavolta. Ecco, ora Shay è a Parigi. E ho anche una data, 1776. In quel momento Franklin era l'ambasciatore americano in Francia. Signore e signori, ecco Otso Berg, killer professionista e storico dilettante. Yeah.
facendo? Non ho alcun problema con voi! Brutto schifoso ignorante! Dovevi rimanere nella tua colonia di merda! Ho tu una bastola! Philadelphia, a dire il vero. Oh! Allora è anche un cone! Aiuto! Sei tu? Quanto tempo è passato? Oh, ma dove sono le mie maniere? Grazie, amico mio, grazie. Ma cosa ci fai a Parigi? Con tutto il rispetto, signore, non c'è tempo di parlare. Siete ancora in pericolo. Sì, io... devo tornare dalla mia famiglia. Ti ringrazio, Shay. Aspetta, voglio solo controllare che la mia famiglia stia bene. Come hai fatto? Beh, è stata una bella fortuna. Non credo alla fortuna, signor Franklin. E nemmeno voi, immagino. Sì, certo, amico mio. Eppure senza il tuo aiuto oggi... Bene, ti ringrazio, Shay.
Posso fare qualcosa per te, per ripagare la tua gentilezza? A dire il vero, sì. Devo incontrare un socio in affari. Ho sentito che sarà alla reggia di Versailles fra un paio di giorni. Ma non lasciano entrare nessuno nella residenza reale. Molto bene. Cercherò di fare il possibile. Non c'è nient'altro da fare. Alteriamo l'ordine delle sequenze di memoria, per questo va in errore. Cosa suggerisci? Se proseguiamo con la vita di Shay nelle colonie, avremo dei risultati migliori nei ricordi di Parigi. Ottimo. Tienimi aggiornato. Carico la prossima sequenza. Shay Cormac, sei il nuovo esperto templare di siti dei precursori. Non proprio, signore. Ho solo visto cosa fanno gli assassini in quei maledetti posti. Passato anni a seguire le tracce dei precursori. Dimmi cosa hai visto. Bene, so che sia assassini che templari cercano i frutti dell'Eden. Armi potenti, mele che controllano la mente, ma stavolta è diverso. Non si tratta di una mela, ma di un albero. Sono templi che reggono la terra, come radici. Li disturbi e Haiti crolla, o Lisbona, o qualsiasi posto indicato dal manoscritto. E gli assassini hanno osato interferire con questi luoghi? Già. E se non li fermiamo, continueranno a distruggere città. Capisco. Gli assassini sono attivi vicino alla fortezza di Louisbourg. Incontreremo un ufficiale inglese, James Cook. Ha appena avuto un incarico molto utile dal punto di vista strategico. Vista le mappe. Molto bene. Allora partirò subito. Monroe parlava bene di te, Shay. Era convinto che avessi potenzialità enormi. Spero che non mi deluderai. Non lo farò, signore. Geist, tu sai perché il Gran Maestro è così interessato al Capitano Cook? Beh, è molto intelligente e ambizioso. La sua abilità nella navigazione non conosce pari. E se la mia cameriera di Halifax preferita dice il vero, è appena diventato Capitano di Fregata. È anche un nel decifrare codici segreti. Un uomo così abile sarà senz'altro utile alla nostra causa. Il tipo di persona da accogliere nell'ordine? Beh, è un mio amico, ma ha il brutto vizio di essere onestissimo. E non è molto famoso per la sua furbizia. Non riesce a mantenere le questioni segrete. Segrete, soprattutto quando ha il cervello impegnato a decifrare i codici. È un alleato, ma occhio a ciò che dici in sua presenza. Ho capito. Si dice che Louisbourg sia cruciale per questo. La marina inglese conquista il porto non avrà più ostacoli fino a St. Lawrence. Poi verso il Quebec e Montreal. Il vento sta cambiando. Il generale Wolfe darà una bella lezione a quel vile di Montcalm. Aspettavo questo momento dall'attacco al forte William Henry. Finita questa guerra, potremo finalmente riportare l'ordine nel continente. Ho paura che ci vorrà ben più di questo. Il rosso qui sei nel suo dovere. Reggetevi forte!
Eccola lì! L'HMS Pembroke, la nave del capitano James Cook. Che bellezza! Un vascello, ben armato. Dovremmo portare qui la Morrigan. Il signor Kenway starà aspettando. Via dal vento! Chiudete tutto! Benvenuti a bordo, signori. Lieto di rivedervi, capitano. Capitano Shay Cormac, capitano James Cook. Sono lieto di conoscervi. Piacere mio, signore. Il capitano Cook ha scoperto uno spiacevole piano che temo confermi le nostre convinzioni. Infatti, proprio mentre parliamo, una flotta inglese è diretta a Louisbourg. I francesi hanno pianificato un attacco preventivo, però. Se lanciassero questo attacco... Ovviamente non permetteremo che accada. Signori, la battaglia di Louisbourg potrebbe essere il punto di svolta che metterà fine a questo conflitto. Io non so voi, ma ne ho abbastanza della guerra. Capitano Cormac, potrei suggerirvi di prendere il comando? Sono convinto che vi piacerà comandare una nave zeppa di... veri cannoni. Beh, suppongo di sì, capitano. Wolf, Lawrence e Whitmore guidano le tre divisioni della Marina inglese. Chi è il comandante? Il maggior generale Amherst, ritornato da Hanover. Quindi ti interessa la guerra, Shay? Non ho intenzione di deludervi. Lasciarli passare. Dobbiamo fermare quel nave. La guerra in arrivo! L'esito della guerra dipende da questo. Kenway ha ragione. I mortai sarebbero molto utili in questa situazione. Santo Dio! Brulotti! Se riuscissero a passare, devasterebbero la nostra flotta! E allora saranno qui! Riconosco quel vascello, signore! È l'esperto Crede! Proprio fortunato! Abbiamo altre priorità adesso! Concordo! Dobbiamo sbarazzarci di quei brulotti! I mortai sarebbero molto... Sono altri prodotti, capitano! Siamo sulla loro strada!
solo che affondare quel brullotto o toglierci il petto. Siamo sulla loro strada! Dobbiamo affondare quel brullotto o toglierci di mezzo! Segnale! Fuoco! Giù a fondo! Nave d'acqua! Fuoco! Voglio tutte le vele! Ci sono altre navi nemiche! E altri brullotti! Non ce la faremo mai! Forse sarebbe più saggio ritirarci. Guerra e saggezza non vanno sempre d'accordo. Non è ancora finita, gente! Tutti ai cannoni! Ecco la marina inglese! Abbiamo fatto giusto in tempo, capitano Cormac. Le sorti della guerra cambiano! È stato un gran bel botto, vero? È troppo presto per festeggiare. Adewale è ancora qui. Scommetto che lo rivedremo presto, signor Kenway. Kenway è determinato. Sconfiggere Adewale. Tu no? È un uomo molto potente e un simbolo di speranza per gli assassini. Eliminandolo, gli infliggeremo un duro colpo. È vero, lo so. Ma è un vero peccato. Lui è un bravo uomo, Ghist. Thank you.
È un bel vento, capitano. Alle brizze! Prendiamo il vento! Tenetevi! Terzarolate, gabbie e velacci! Merce in acqua! Forse è roba utile! Down to Trinidad to see Sally Brown, boys. Row, boys, row, boys, row. Down to Trinidad to see Sally Brown, boys. Way high, Sally. Spiegate e cazzate! Tiratela giù e legatela bene. Siamo troppo vicini alle rocce, capitano! È l'avamposto di Ordo Nord, capitano. Se il nome dice il vero, qui intorno c'è dell'oro. Qual buon vento vi porta qui? Questa bellissima mattinata, signori. Ancora una volta lo scaltro capitano Cook ci ha servito bene. Ho trovato l'uomo che state cercando. Adewale? Esatto. È stato visto l'ultima volta nel forte francese a 2 leghe da qui, lungo il fiume. Che cosa ci fa quel demonio in un forte francese? Ripara la nave, suppongo, dopo Louisbourg. Molte grazie. Ci penseremo noi. Arrivederci e... vento in poppa. Signori miei. Il forte è là davanti. Bene. Sempre dritti, allora. Aprite i trap! La lista dei problemi. Siamo lì alla larga. Possiamo cercare di aggirarla. Rimaniamo sui fiumi più piccoli. Lì non potrà seguirci. Non facciamoci vedere. Non abbiamo certo bisogno di attirare attenzione. Perché portano una nave così nell'entroterra? La guerra sta per finire. Iniziano a essere disperati. Farebbero qualsiasi cosa per una maggiore potenza di fuoco.
Senza offesa per il capitano Cook, ma quella francesina ha una potenza di fuoco che non ho mai visto. Preferisco le inglesine. Ah, ma le ragazze francesi hanno un certo fascino. Ti ho mai raccontato della signora Ginevra? Lo so, è il momento. Comunque conosco un posto sicuro in cui scendere. Andiamo! Qual è il piano? Combattiamo dal fuoco. Devo scoprire che ci fa l'IA de Wale. Tieni la Morrigan vicina, Ghist. Sì, rimarrà nelle vicinanze e sarà... Non credo alla fortuna, signor Kenyon. Je peux l'abattre d'ici.
attends-moi. Templario, ho zangiato il cane. Vediamo se hai coraggio, scegli. Sta scappando. Perché non resta qui e non mi affronta? La guardia si affronta con le sue regole e dove preferisci. Cioè sulla sua nave. È più a suo agio. Ma attenzione ai portai! Rischiamo di tornare tutti quanti a nuoto! Il fiume inizia a restringersi un po' troppo. Si è tirato fuori da situazioni peggiori. Il lago più avanti è un piccolo cieco. Ad eguale non potrà andarsi. Ha mancato! Non penso che li potremo contrastare, capitano. Perché non resta qui e non mi affronta? Adeguale ti affronta con le sue regole, dove preferisci. Cioè sulla sua nave, è più a suo agio. Attenzione ai mortai! Rischiamo di tornare tutti quanti a nuoto! Il fiume inizia a restringersi un po' troppo. Niente paura, signore. Si è cercato fuori da situazioni peggiori. Il lago più avanti è un piccolo cieco. Adeguale non potrà andarsi.
guardate, Wale, si è arenato! Una tattica insolita. Sta salvando il suo equipaggio. No. Si prepara all'ultima difesa. Non deludiamolo. Qui ci penso io con una distrazione. Tu trova un'altra strada. Perdonami, Adewale. Osi chiedere perdono, ragazzo. L'inferno ti sta aspettando. Sì, ma ci andrò con orgoglio. E sicuro delle mie scelte. Non fa niente. Achille ha già quello che gli serve. Ucciderò chiunque lo difenderà se sarà necessario. Non glielo permetterò! Sei diventato un mostro, Shay! Forse sì. Vieni. A questo punto la guerra non è ancora finita, ma i francesi hanno perso influenza nelle colonie. Ora i templari possono concentrarsi sugli assassini. Hanno ancora molti uomini a New York. Vediamo qual è il ruolo di Shay. Come procediamo riguardo ai precursori? Raccogliamo navi e scorte, ma è difficile senza una destinazione precisa. I miei ti aiuteranno. Ho abbastanza risorse per una ciurma, Chevalier. Hope ha scoperto come riprodurre l'esperimento del signor Franklin. Presto troverai il prossimo sito dei precursori. E credi di poterci riuscire? So osservare, Mentori. L'apparecchio è quasi pronto. Ottimo. Tienimi informato. Dobbiamo ancora scoprire dove si nasconde Hope. Ora comanda molti criminali di New York. Devo trovare il Gran Maestro.
Troppo. Non ci ho mai